Tutti benvenuti in un video veramente abbastanza atteso vista la novità del periodo, ovvero il nuovo fondotinta di Clio Makeup Shop. Perché oggi andiamo a provarlo, andrò a testarlo tutto il giorno, quindi lo terrò su, metterò la mascherina, insomma, voglio testarlo per bene perché mi avete detto che vi interessa su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram è basic underscore Gaia. Perché non lo state ancora facendo, andate subito a seguirmi. Odio queste cose. Non lo fate. Cioè, io in effetti non mi seguirei se qualcuno mi dicesse vai a seguirmi. Quindi non mi seguo. Anzi, defollowate. No, scherzo. Vabbè. Certo che se continui così la voglia di defollowarti la fai venire. Come vedete sono in hype. Cioè, io non sono in hype straparlo. Però perché sono molto curiosa di provare questo fondotinta perché è un po' l'uscita del mese, direi. Diciamo che era abbastanza. Non so, io mi aspettavo da tanto un fondotinta da Clio. E siamo arrivati finalmente a quel momento. È anche uscito un nuovo correttore di Nabla. E me li hanno mandati, quindi ho pensato di provare fondotinta e correttore. Per il resto io andrei a usare prodotti che già conosco, così proviamo per bene, la base, perché sennò forse poi è un po' difficile capire effettivamente i prodotti. Quindi l'unica cosa, voglio partire un attimo dalle sopracciglia molto velocemente e le faccio con un nuovo prodotto di Debbie, che mi sta piacendo e perché è molto molto facile e veloce da usare, ed è il Color Brow Mascara. E uso la tonalità 01 Light Brown perché è proprio adatto per tonalità chiare. Infatti, in realtà, forse è leggermente più chiara delle mie. Ma questa cosa mi piace che me le schiarisca leggermente. E praticamente all'interno ci sono le fibre. Ah, è un mascara per sopracciglia con fibre, quindi va a infoltirle, a pettinarle e a dare un po' di colore. È così semplice. Non ho voglia di perdere troppo tempo sulle sopracciglia, tanto farò un make-up veramente facilissimo oggi, molto semplice, per andare a testare bene i prodotti della base, quindi ci sta mantenere il tutto molto molto semplice. Allora, adesso che siete belli vicini, passerei al nuovo fondotinta di Clio Oh My Love. Quello che promette è di essere long lasting, waterproof e no transfer, texture fluida innovativa, leggera, elastica e impercettibile, effetto second skin, finish soft, matte, radioso e naturale, coprenza medio-alta estremamente modulabile, facilmente applicabile con le dita, con il pennello e o con la spugnetta, disponibile in 30 tonalità, che non sono poche. Diciamo che intorno a Clio c'è sempre un po' questa diatriba, questa discussione sull'inclusività. Penso che sicuramente abbiano fatto un buon lavoro di integrazione di tonalità. Vi rimando però al video di Loretta Grace, Grace on Your Dash, per le impressioni su pelle scura, perché comunque vedendoli online è un conto, poi dal vivo sono un'altra cosa e poi provati ancora un'altra cosa. A me hanno mandato tre tonalità e una spugnetta, che però non so se userò, adesso vediamo. Le tre tonalità ovviamente sono molto chiare, io penso che userò quella un po' più scura che mi hanno mandato, che è la 2.5, che è la quarta in ordine di uscita. Speriamo, probabilmente è leggermente chiara perché ho ancora quel rimasuglio di abbronzatura dell'estate, ma penso che poi appena andrà via andrà bene. Il prezzo è di 28,50 euro, abbastanza in linea con tutta la gamma Clio, anzi forse rispetto tipo alle palette è molto più economico. Comunque sotto i 30 euro secondo me ci può stare un brand di medio alto prezzo. Io direi che possiamo passare a provarlo e penso di volerlo mettere con il pennello perché proprio ultimamente comunque è il mio metodo preferito di applicazione, quindi voglio essere coerente con me stessa. Vado a metterlo con questo qua di Real Techniques, è il l'Expert Face Brush. Non penso che metterò un primer. Ho fatto la mia skincare super idratante sotto, oppure potrei. No, vabbè, allora mettiamo un primer da un lato e dall'altro no. Ma sì, mettiamo uno idratante perché comunque io non capisco tanto le premesse di questo fondotinta, nel senso che è waterproof e no transfer, quindi questo è long lasting, quindi mi fa pensare, oh mio Dio, sulla mia pelle non sarà al massimo. Però poi è un effetto second skin, texture fluida innovativa, elastica, impercettibile, soft matte, insomma, sono confusa. Quindi metto il primer solo su metà viso. Ok, voglio darle il massimo, quindi vado a mettere l'Hydro Grip Primer di Milk. E lo metto su questo lato che è il mio preferito, quindi si merita un po' di primer, lo sapete, il mio lato sinistro è il mio preferito, perché questo, a parte essere idratante, ma fa un sacco presa. È proprio come mettere una specie di colla, come un primer per pareti, praticamente. Forse dovrei togliere questi bei ciuffetti che ho davanti. Allora, posso dire che la scelta del 2021 di fare le curtain bangs forse non è stata la scelta migliore che potessi prendere. C'è da dire che nella vita ho fatto anche la frangetta e ho anche rasato i capelli tutto dietro, quindi, e sono cresciuti poi. Quindi voglio dire,
ho fatto di peggio, però mi stanno un po' dando sui nervi, cioè vorrei tipo mettermi l'extension così, potrei anche farlo, vabbè. Torniamo un attimo al fondotinta, che è la ragione per cui siamo qua, non per parlare delle mie Court & Banks, e direi di cominciare con una pump. Ah, comunque il pack forse non ve l'ho fatto neanche vedere bene, perché poi ogni tanto mi scrivete: Gaia, ma non hai fatto vedere il prodotto, avete ragione. Ho questa cosa che, boh, lo vedo io e quindi voi vedete attraverso i miei occhi. Ma comunque è questo qua, tutto in linea con i correttori Oh My Love. Quindi, il nome è uguale. Ci sono arrivata adesso? Sì. Comunque, cominciamo su metà viso. Sì, è decisamente troppo chiaro. Per adesso, proprio chiarissima, cioè questa cosa è molto buona, perché se questa è la quarta shade, cioè sicuramente le tonalità molto chiare sono coperte, però accidenti. Tra l'altro ha un profumo di albergo, ma proprio albergo, è un albergo, avete, non so, gli alberghi secondo me hanno tutti un odore molto simile, un profumo comunque, e questo sa decisamente di albergo, ma è buono, cioè è una cosa positiva. Io amo il profumo degli alberghi, cioè di alcuni alberghi. Se ce l'avete, fatemi sapere se vi ritrovate in questa descrizione del profumo. È chiarissimo, sembra che sia come se, cioè comunque posso dire che nella storia del mio canale non penso di aver mai fatto una review di un fondotinta che fosse del mio colore. Questo comunque denota la tua grande professionalità. Lo so. Allora, ignoriamo per un attimo il colore, per piacere. Soffermiamoci invece sulla texture, sulla resa, eccetera. Non è male. Cioè, riesco a capire quello che dice nel flyer, ovvero che non è eccessivamente luminoso, comunque è un semi matte, abbastanza elastico nella stesura, ma insomma più o meno, cioè... È fluido, sì, non è fluido come un fondotinta idratante, è un altro tipo di fluido che personalmente non è il mio preferito, ma solo perché davvero a me piacciono quelli che praticamente li metti e non si vedono. Questo comunque è abbastanza coprente, come vedete. Anche qua il mio brufolino, che tra l'altro ci tiene compagnia ormai da settimane, è stato coperto. Quindi la coprenza c'è tutta, pur rimanendo molto sottile, quindi bene. Il sottotono di questo è neutro, quindi il sottotono va bene, non trovo che mi ingrigisca o che mi scaldi, quindi è proprio giusto. È solo la tonalità troppo chiara. L'aggiustiamo, ragazzi, andrà tutto bene, come sempre, in qualche modo facciamo. Penso che in realtà userò la spugnetta che c'era nel pacco e che io ho perso, ovviamente, perché acqua, però la devo bagnare. Per andare un po' a togliere l'eccesso, perché forse ne ho messo un po' troppo, cioè secondo me anche meno va benissimo, quindi spugnetto un attimo. Ogni volta che ho un fondotinta più chiaro io mi sento come Mrs. Doubtfire quando mette la faccia nella torta di panna. Hello! Comunque Clio con questo fondotinta secondo me è voluta un po' andare incontro a tutto, nel senso che in teoria dovrebbe andare bene per tutti i tipi di pelle, però io, come sapete, pelle secca. Passiamo ai correttori di Nabla, che si chiamano Regeneration e hanno questo pack bellissimo, secondo me. Io inizio con Light Peach. Comunque questo qua è il pack esterno e questo qua è il correttore in sé, secondo me bellissimo, ma è difficile che a me non piacciono i pack di Nabla, ed è di questo tipo, quindi che si gira, si spinge il prodotto ed esce dalla spugnetta. Come sempre ci va una vita prima che esca. Ok, uso Light Peach per annullare un po' l'occhiaia, perché è più pescativo. E tra l'altro questi pack in teoria dovrebbero sprecare meno prodotto. Ci hanno spiegato che appunto, essendo che spinge in sul prodotto, dentro non ne rimane, mentre invece con tanti correttori in tubetto è più facile sprecarlo. Ho messo poco perché ci dicevano che comunque è una formula abbastanza concentrata e che va, quindi ce ne va poco in effetti, è vero, abbastanza coprente, ma dovrebbe rimanere elastico e in realtà funge un po' come lo Skin Realist di Nabla, che è il prodotto per la base, che è skincare e make up insieme. Anche questo in realtà può fungere proprio da contorno occhi e quindi mantenere elastico tutto il giorno, cosa che ci piace, sapete che ci piace. Poi andiamo verso l'inverno, che è proprio la stagione in cui le pelli secche danno il loro meglio, e per cui molto molto bene. In realtà posso dire che Light Peach
cioè come tonalità in generale potrebbe essere proprio giusta per adesso. Metto ancora un goccino. Io non sono super fan degli applicatori così, ma solo perché diventano un po' messy, cioè diventano un po', si incasinano sempre, si sporcano eccetera, però in effetti sono comodi. Posso dire che l'applicazione risulta sempre un po' meglio con quelli, quindi è un po', c'è questa dualità. Penso di voler fare un po' di bronzing con il mio, chissà dov'è, con il mio Log Lady e dei BB Blush, così scaldiamo un po' l'incarnato e forse inizio ad acquisire una tonalità un po' più, forse leggermente troppo fredda questa tonalità di fondotinta, la stavo guardando, non lo so, forse un pochino mi ingrigisce, voi che dite, non lo so, non sono sicura. Comunque nel caso acquisterò poi, o mi sono scurita negli anni, non capisco, mi ricordo che una volta secondo me ero più chiara, può essere che io in effetti rispetto a una volta prenda un po' più di sole. Una volta vivevo in un bunker praticamente buissimo e non uscivo mai. Allora, mi piace molto come sta Log Lady su questo fondotinta, cioè comunque si è steso benissimo perché il fondotinta lì sotto non si sposta, non sempre succede. Io direi che comunque sono un po' lucida, quindi vado a mettere poca come sempre cipria e metto questa qua di neve. Faccio un mix di queste due e lo metto proprio solo qua agli angoli del naso. Voglio ovviamente poi testare un po' con la mascherina e alla fine tenerlo su tutto il giorno, quindi preferisco che sia leggermente fissato un po' di più in modo che non trasferisca troppo. Poi questo qua in teoria dovrebbe essere no transfer, ma comunque insomma un po' di cipria ci sta sempre secondo me, senza esagerare, cioè sappiate che ne sto prendendo veramente pochissima. Vado velocemente a completare il make up, ma proprio super semplice, metto il mascara e basta praticamente, e passiamo alle conclusioni. Comunque 3, 2, 1 e voilà. Allora, questo è il risultato, ve la faccio vedere alla luce naturale. Comunque è, devo dire, coperta. L'unica cosa che posso dire è che comunque si vede, cioè l'effetto second skin, per carità, per essere un fondotinta così coprente ok, però comunque si vede sulla pelle. Volendo penso che ne avrei potuto mettere anche molto di meno, ho voluto fare una roba un po' più full coverage, però appunto sì, mettendone meno secondo me forse mi può piacere di più. Detto questo, per adesso mi piace. Il lato con il primer idratante lo vedo un pochino meno secco, cioè a me sembra davvero meno. Vediamo come dura per il resto della giornata. Sicuramente lavorerò al computer, quindi metterò gli occhiali, metterò la mascherina, uscirò anche a cena, quindi insomma poi vabbè, mi toccherò la faccia perché poi non riesco a star ferma. Alexa, che ore sono? È mezzogiorno e 39 minuti, buon mercoledì. Bello, è tornata gentile. E quindi ci riaggiorniamo quando torno stasera per le conclusioni finali. Buonasera Alexa, che ore sono? Sono le 10:09 di sera, buonanotte. Ah, le 10:09, non capivo che numero fosse, ok che sono stanca, però ok, quindi ho tenuto sul make up più o meno 10 ore. Vediamo un po', partirei dal correttore. Il correttore mi è piaciuto, l'ho trovato veramente molto leggero, confortevole, elastico, quindi mi è piaciuto. Ovviamente questo vale anche per il fondotinta, sono prime impressioni quindi devo riprovarlo, però comunque non mi è dispiaciuto. Ho notato che è un pochino andato nelle pieghe, ma veramente poco, e comunque si è anche riapplicato, comunque risfumato molto molto velocemente, giusto così con le dita, quindi bene. Il fondotinta, ho dei pensieri contrastanti perché nel complesso non mi è dispiaciuto. Lo voleva partecipare al video. Comunque, dicevo, da lontano l'effetto secondo me non è male, però da vicino ho notato abbastanza dopo poco tempo che comunque è molto molto visibile sulla mia pelle, come se andasse un po' a invecchiare la pelle, non lo so, l'effetto che mi dà non è di pelle ringiovanita, ma più di pelle un po', non lo so, va un po' a sottolineare tutte le varie rughettine. È pubblicizzato come un fondotinta no transfer, quindi ho usato la mascherina bianca per vedere un po' l'effetto. Log. Per carità, non ha trasferito tantissimo, devo dire che ci sta, però comunque ha rilasciato un pochino e non l'ho tenuta tantissimo la mascherina. Ho notato che un po' sul mento è andato via, insomma, dove la mascherina toccava è un po' andato via, dove ho messo gli occhiali è un po' andato via. Non in maniera eccessiva, non si vede troppo, quindi va anche bene. Quello che secondo me dovrei fare le prossime volte è usarne meno, magari anche allungato con un primer, non lo so, comunque un po' diluito secondo me mi può piacere di più, perché così per me la formula è un pochino troppo pastosa
e poco elastica. Ripeto, nel complesso non mi è dispiaciuto. Secondo me sicuramente lo dovrò riprovare altre volte per capire effettivamente come usarlo sulla mia pelle. Una cosa ho notato: che mi sono un po' lucidata intorno al naso, un po' nella fronte, pur avendo anche messo un po' di cipria, quindi non so effettivamente per pelli molto grasse, cioè sicuramente andrei di cipria anche magari con la spugnetta. A dargli un voto da 1 a 5 gli darei un 3,5, per il mio gusto personale ovviamente. Comunque, se siete arrivati a questo punto del video, direi di commentare con l'emoji del sushi che ho appena mangiato, ovviamente vegano, però insomma non ci sono emoji di sushi vegani, credo, quindi commentate con un emoji del sushi e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. Se mi seguite... Se mi...